Grazie per l'invito al professor Cafagno e a tutti gli organizzatori ad intervenire in questo corso, ovviamente per i risvolti di carattere penalistico, alcuni dei risvolti di carattere penalistico. Come vedete dal titolo che ho dato alla mia presentazione, il punto di vista che ho cercato di adottare per impostare la mia analisi è quella dell'esercente, diciamo così, l'attività amministrativa che può eventualmente incappare nel corso dell'esercizio di tale attività in eventuali profili di responsabilità penale. Quindi il punto di vista è, per così dire, quello del potenziale destinatario della sanzione penale, sulla premessa che l'esercente l'attività amministrativa fisiologicamente tende ad esercitarla proprio per scongiurare il rischio penale, quindi come qualsiasi soggetto destinatario di un precetto penale si faccia da questo precetto motivare per organizzare il proprio comportamento in maniera tale da rispettare il precetto penale e non incappare nella sanzione. Questa è, diciamo, la funzione classica di qualsiasi norma incriminatrice in qualsiasi ambito, non solo nell'ambito dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, prende il nome di funzione generale preventiva della norma penale, cioè una funzione, diciamo così, di orientamento del comportamento del destinatario della norma penale. Perché però ho individuato, ovviamente in buona compagnia rispetto alla dottrina che ha approfondito le tematiche di questo settore, in particolare la prevedibilità del rischio penale come elemento problematico, perché come cercherò di evidenziare nel corso del mio intervento, alcuni caratteri del dato normativo dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione rendono particolarmente difficoltoso proprio per il pubblico funzionario che voglia in realtà rispettare il precetto penale proprio per non incappare nella sanzione penale, prevedere quali possano essere le conseguenze giuridiche anche penali della propria condotta, con effetti disfunzionali a più livelli che cercherò subito di evidenziare. In particolare mi occuperò di due profili. Da un lato il principale, quello anche maggiormente approfondito sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, riguarda la linea di demarcazione che è molto significativa in termini di conseguenze penali per il pubblico agente tra il delitto di concussione e il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui al nuovo articolo 319 quater codice penale. In entrambi i casi abbiamo di fronte fattispecie che individuano l'abuso della qualità o dei propri poteri come momento genetico della condotta tipica, ma si pone un problema di differenziazione della condotta di costrizione, che è condotta prevista dal più grave delitto di concussione, e della condotta invece di induzione, che invece è la condotta prevista dal reato di induzione indebita. Su questa problematica, molto rilevante ovviamente per il pubblico funzionario perché la sua responsabilità penale viene incasellata nell'una o nell'altra norma a seconda di dove la condotta concreta viene riportata, il punto di riferimento per i penalisti è rappresentato dalla sentenza delle sezioni unite penale sul famoso caso Maldera del 2013, ma il problema ancora nel 2018 è che a valle della sentenza Maldera negli orientamenti giurisprudenziali non vi è quell'uniformità che l'intervento delle sezioni unite avrebbero fatto sperare, quindi è ancora imprevedibile in realtà il rischio penale del pubblico funzionario su questo terreno. Perché nonostante i criteri dettati dalla sentenza Maldera che riporterò, vi è ancora una certa oscillazione della giurisprudenza nel definire ciò che è condotta di induzione e differenziarla dalla condotta di costrizione.
Il secondo ambito riguarda invece i delitti di corruzione, ma in realtà solo un aspetto dei delitti di corruzione, per cui qui il patto con il dottor Addesso è che mi venga in soccorso ogni volta che lo ritiene. Ecco, l'unico diciamo aspetto che nella mole dei problemi che ovviamente i delitti di corruzione pongono ho individuato è quello relativo all'altro polo del titolo che ho assegnato alla presentazione, cioè discrezionalità tecnica, perché in particolare per le fattispecie che vengono definite, etichettate come di vendita della discrezionalità tecnica da parte del pubblico funzionario, si pone in effetti anche per queste un problema di prevedibilità del rischio penale per l'agente concreto, ciò in quanto si tratta di capire se l'atto in cui si estrinseca il potere discrezionale e che è stato venduto dal pubblico agente perché è oggetto di un mercimonio con un privato, possa essere considerato in sé un atto contrario e quindi ai doveri d'ufficio e quindi debba essere collocato nel più grave delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ex articolo 319 codice penale, oppure se risultando dal punto di vista diciamo così più esteriore un atto discrezionale corretto, tenuto conto anche del quadro normativo riferimento, debba invece essere considerato un atto di esercizio delle funzioni o dei poteri tipici del pubblico funzionario e quindi debba essere diciamo derubricato a atto di corruzione per l'esercizio della funzione molto meno grave visto dall'articolo 318. Anche su questo terreno vi è una certa oscillazione della giurisprudenza con conseguenze significative per appunto il trattamento penale del pubblico funzionario. Vorrei subito segnalare che la circostanza che il rischio penale non sia facilmente prevedibile da parte di colui che esercita un'attività lecita, ovviamente, come quella disciplinata dalla legge del pubblico funzionario, e non sia prevedibile efficacemente proprio per il dato normativo penale in cui l'attività si inserisce, è un elemento che non è caratteristico soltanto della responsabilità penale del pubblico funzionario. Vi sono altri settori del diritto penale in cui il connubio tra dato normativo penale e orientamento della giurisprudenza ha determinato una scarsa prevedibilità del rischio penale per colui che esercita in concreto l'attività. Ad esempio, ciò è accaduto in maniera paradigmatica per l'attività medico-chirurgica e la responsabilità del personale medico-sanitario in relazione a tutti i reati che si fanno carico, diciamo, di agganciare i casi di danno in senso lato alla salute del paziente. Ciò è avvenuto anche a causa degli ultimi eventi calamitosi che sono stati coperti mediaticamente in maniera molto significativa nel contesto della protezione civile, con riferimento alle ipotesi di responsabilità penale per tutti coloro che a vario titolo sono titolari di funzioni di protezione civile e sono stati chiamati a rispondere dei disastri e degli eventi dannosi che un evento calamitoso ha cagionato in danno della popolazione. In questi altri due settori, ovviamente diversi da quello su cui ci concentriamo, il rischio penale è diventato scarsamente prevedibile da parte di colui che fisiologicamente esercita l'attività nel settore di riferimento. E questo a livello sistemico, se cioè ragioniamo in termini di in analisi economica dell'impatto del diritto su questi settori, ha determinato delle disfunzioni che prendono il nome di atteggiamento difensivo da parte dell'operatore dell'attività. Nel caso più famoso, che è quello dell'attività medico-chirurgica, è stata addirittura coniata la nozione di medicina difensiva, che fa riferimento a tutti gli atteggiamenti dei sanitari, i quali, anziché avere come priorità, diciamo, la cura del paziente che a loro si rivolge,
costruiscono il trattamento terapeutico, diagnostico e di cura del paziente per predeterminarsi una sorta di fascicolo difensivo nel caso in cui quel trattamento incappi poi in un processo penale. E quindi, ad esempio, assumono atteggiamenti difensivi attivi, prescrivendo accertamenti diagnostici in surplus rispetto al necessario, oppure omissivi, cioè non prendendosi in carico, nei limiti in cui la legge glielo consente, i casi più rischiosi, i casi più difficili. Ovviamente a livello di sistema di amministrazione della salute questo genera degli effetti disfunzionali, e lo stesso si vede anche nel settore della protezione civile, dove la cosiddetta protezione civile difensiva è quella delle false allerte, che ovviamente hanno un notevole costo economico e anche organizzativo, ma è stato documentato in una recente ricerca della Fondazione CIMA che in realtà per l'operatore di protezione civile è molto meno rischioso penalmente incappare in molteplici false allerte, pur con tutti i costi che questo determina per coloro che appunto irragionevolmente allertati devono abbandonare la zona in cui vivono, eccetera eccetera, piuttosto che azzeccare la previsione, quindi ridurre al minimo la falsa allerta. Alla fine il primo operatore, quello più prudente ma più costoso per il sistema, ha una probabilità inferiore credo 400 volte rispetto al secondo di incappare in un processo penale. Quindi il meccanismo difensivo è una via d'uscita per l'operatore dell'attività che è, il cui rischio penale è scarsamente prevedibile, molto allettante, perché ingenera delle disfunzioni di sistema, ma abbatte il rischio penale per il singolo. E anche nel settore dei pubblici ufficiali, tra l'altro è stato recentemente ricordato proprio in questi giorni nei discorsi che sono stati tenuti nelle più alte sedi istituzionali, si avverte l'emergenza di un fenomeno difensivo, cioè la scarsa prevedibilità del rischio penale fa sì che si possa percepire in alcuni comparti, la tendenza a ritrarsi rispetto alla opportunità di adottare atti amministrativi o di iniziare procedure. Quindi senz'altro, quando il rischio penale non è prevedibile, il giurista, nei limiti delle sue capacità, deve cercare di soccorrere per o suggerire una modifica del dato normativo o cercare di indirizzare tramite la giurisprudenza un'interpretazione che sia il più univoca e corretta possibile delle norme di precetto, in maniera tale che appunto al momento della condotta il destinatario della sanzione sappia quale condotta determinerà una sanzione per lui e quale invece ne andrà totalmente esente. Tra l'altro vale la pena di evidenziare, anche se forse pecco, come mi è stato a volte contestato, di ingenuità da teorico in questo caso, che quando vi è un deficit di prevedibilità del rischio penale, in realtà non è in gioco solo la sorte del singolo, che appunto non sa in definitiva come comportarsi e al limite si astiene. È in gioco lo stesso fondamento di garanzia del sistema penale complessivamente inteso, e questo ce lo dice chiaramente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale è l'organo giurisdizionale deputato a fornire l'interpretazione autentica della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che detta importantissimi principi anche penalistici, e in particolare all'articolo 7 della Convenzione, rubricato Nessuna pena senza legge, codifica a quel livello il principio di legalità penale. Ebbene, nel contesto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che non conosce il principio di riserva di legge, proprio perché è un contesto che deve mettere d'accordo ordinamenti giuridici molto diversi tra di loro, il requisito della prevedibilità delle conseguenze giuridiche, evidentemente anche penali, della propria condotta è individuato come
un fondamento essenziale del principio di legalità penale. La norma penale deve essere accessibile al destinatario, cioè deve essere formulata con una precisione, una chiarezza tale da risultare immediatamente comprensibile al destinatario, e deve far sì che il destinatario sia in grado di prevedere le conseguenze della propria condotta, ovviamente ex ante, cioè al momento in cui il destinatario si pone il problema di come comportarsi. Tra le molte sentenze che fanno parte dell'orientamento attraverso il quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo codifica il principio della prevedibilità del rischio penale come fondamento della legalità penale e della cosiddetta rule of law, possiamo ricordare da ultimo questa del 23 novembre 2017, che non riguarda un caso di condanna dell'Italia, ma ovviamente può essere utilizzata per il principio generale che enuncia, e sostanzialmente nella massima che ho estrapolato dalla motivazione è interessante sottolineare in particolare questo aspetto. Il reato deve essere chiaramente descritto nella legge, sia essa nazionale o internazionale. Questo requisito è soddisfatto quando il singolo può sapere, partendo dal testo della disposizione normativa rilevante e se necessario con il supporto dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, quali azioni o omissioni faranno sorgere la responsabilità penale in capo a sé. Questa sentenza riconosce che è inevitabile e necessaria la azione di chiarimento dei punti deboli del testo normativo fornita dalla giurisprudenza. Quindi riconosce che l'articolo 7 della Convenzione, il principio di legalità in materia penale, non va letto nel senso di vietare il processo di graduale chiarificazione delle regole di responsabilità penale attraverso l'interpretazione casistica della giurisprudenza, ma il risultato a cui la giurisprudenza perviene deve essere coerente con la natura del reato e deve poter consentire al destinatario del precetto, al momento in cui si pone il problema di come comportarsi, di ragionevolmente prevedere quale sarà la statuizione della giurisprudenza sulla sua condotta, in termini di affermazione oppure negazione della relativa responsabilità penale. Quindi, se torniamo ai nostri due ambiti, in particolare al primo, il confine tra concussione e induzione indebita, possiamo notare che l'opera di interpretazione e di traduzione della norma generale astratta nei casi concreti attuata dalla giurisprudenza è stata fondamentale, ma non è stata risolutiva, nel senso che tuttora, appunto, come dicevo, su questo terreno, in particolare sulla linea di demarcazione tra concussione e induzione indebita, sussiste notevole incertezza, con appunto effetti negativi in primis per il pubblico agente, che non sa evidentemente a quale tipo di conseguenza penale potrebbe andare incontro una condotta che gli si prospetta come opzione in un caso concreto. Il fatto che vi fosse su questo terreno una ambiguità del dato normativo e una difficoltà di ricostruzione delle conseguenze giuridiche prevedibili per il pubblico agente è confermato dal fatto che nel maggio 2013, cioè poco dopo la legge 190 del 2012 che ha riformato in maniera sostanziale i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è stata posta alle sezioni unite penali della Corte di Cassazione una questione di diritto proprio sul punto a cui facevo cenno, quale sia la linea di demarcazione tra la fattispecie di concussione prevista dal novellato articolo 317 e quella di induzione indebita a dare o promettere utilità prevista dall'articolo 319 quater di nuova introduzione, soprattutto con riferimento al rapporto tra
la condotta di costrizione e quella di induzione. Quindi evidentemente anche le sezioni semplici della Corte di Cassazione, ossia gli organi più alti tra quelli deputati a chiarificare appunto le norme introdotte con la riforma del 2012, incontravano contrasti e incertezze proprio nel tracciare la linea di demarcazione tra questi due reati, che evidentemente si riverberavano in conseguenze sanzionatorie diverse per il destinatario della sanzione stessa, rendendo dunque parzialmente non prevedibile il rischio penale ad essi associati. La questione di diritto che qui riportata nasceva dal fatto, che rapidamente riassumo, che la riforma del 2012, tra le altre innovazioni che aveva apportato, aveva, come si è ampiamente detto con termine non elegante, spacchettato le condotte originariamente previste all'interno del delitto di concussione di quell'articolo 317. Il delitto di concussione, prima della riforma del 2012, prevedeva come condotte, in alternativa tra loro, la costrizione e la induzione, o meglio la costrizione o la induzione, mentre invece dopo la riforma il delitto di concussione prevede come unica condotta la costrizione, e l'induzione è stata traslata appunto nella nuova fattispecie di quell'articolo 319 quater, rubricata induzione indebita a dare o promettere utilità. In entrambi i casi la condotta tipica di concussione e di induzione indebita ha, nell'abuso della qualità o dei poteri tipici del pubblico ufficiale e attualmente dell'incaricato di pubblico servizio, il momento genetico. Quindi in entrambi i casi il primo tassello della condotta coincide, ma è diverso ovviamente il tassello principale, che in un caso genera un effetto di coazione relativa forte, tra virgolette, in capo al concusso, al privato concusso, e nell'altro caso invece genera un evento, diciamo, di tipo psicologico diverso, in capo al privato che è semplicemente indotto a dare o promettere denaro o altra utilità. L'ulteriore differenza è che nella concussione il privato è ancora vittima del reato e quindi non è destinatario di alcun trattamento sanzionatorio, proprio perché la concussione resta un reato plurioffensivo che non lede solo gli interessi della pubblica amministrazione ma anche gli interessi della persona concussa, mentre invece l'induzione indebita stabilisce per il privato un trattamento penale. Il privato è un concorrente necessario del reato di induzione indebita e viene punito anche se in forma attenuata rispetto alla pena che riceve il pubblico agente che si renda responsabile di induzione indebita. Questo, diciamo, per tener conto del fatto che il privato subisce comunque una pressione, tra virgolette, da parte del pubblico agente, la cosiddetta induzione, a cui dovrebbe resistere, ma a cui non resiste, per i profili che poi vedremo. E questa, diciamo, fallace resistenza del privato è la ratio che ne giustifica la corresponsabilizzazione all'interno di questo reato. Dunque, nel caso della riforma operata nel 2012, quello che si è avuto è una vera e propria ridefinizione dei campi di illiceità penale, perché soprattutto con riguardo al privato, lo statuto penalistico del privato che interagisce, tra virgolette, con il pubblico agente risulta attualmente tripartito. È di nuovo vittima nel reato di concussione, è concorrente necessario nel reato di induzione indebita, necessario perché il reato di induzione indebita non può perfezionarsi senza il contributo del privato, evidentemente, e è soggetto attivo punito in pari misura rispetto al pubblico agente nei reati di corruzione. Ciò in quanto la caratteristica ribadita anche nelle sezioni unite Maldera è che nei reati di corruzione vi è un vero e proprio coprotagonismo del privato e del pubblico agente nella conclusione del pactum sceleris, da cui appunto origina la vicenda criminosa.
Il problema dell'interpretazione dell'induzione rispetto alla condotta di costrizione si era già posto quando l'induzione figurava come condotta alternativa del reato di concussione, quando ciò era all'interno dell'articolo 317, prima della riforma del 2012. In particolare, un orientamento molto risalente aveva ipotizzato che il concetto di induzione dovesse essere inteso come il lessico penalistico tradizionale ne prospettava il significato, cioè sulla falsariga del modello classico del reato di truffa, che prevede come tassello della condotta l'induzione in errore della vittima. E quindi un orientamento riteneva che anche nel reato di concussione il concetto di induzione fosse sinonimo di induzione in errore. In realtà questa prima ipotesi è stata rapidamente scartata, perché avrebbe di fatto ridotto di molto il campo di applicazione della fattispecie, posto che in molti casi che viceversa vengono ricondotti a questa ipotesi di reato, il concusso non versa in errore circa la prevaricazione che subisce, ne è perfettamente consapevole, e tuttavia, pur di scongiurare il male ingiusto che gli viene prospettato dal pubblico agente, sottostà alla prevaricazione, benché residui in capo a lui un margine di libertà di azione. Quindi, tolto dal campo la possibilità di interpretare questo termine come sinonimo di induzione in errore, ciò che ha reso sempre molto problematico il confine tra induzione e costrizione è stato il fatto che si è cercato di dare dell'induzione definizione in qualche modo differenziata per grado rispetto alla costrizione, cioè l'induzione sarebbe in questo senso una forma di costrizione meno intensa che il pubblico agente esercita sul privato, che è comunque una vittima consapevole della prevaricazione che il pubblico ufficiale pone in essere. Una differenziazione di intensità, tra costrizione e induzione, che nel contesto del vecchio delitto di concussione poteva essere valorizzata in sede di commisurazione della pena, essenzialmente. Ma allora il problema su quale reato configurare non si poneva, perché le due condotte erano entrambe condotte di concussione previste in alternativa, per cui bastava che se ne integrasse una delle due perché il reato di concussione fosse perfezionato. Oggi, in cui il reato di induzione è differenziato rispetto a quello di concussione, che il problema interpretativo si pone in termini ancora più gravi. In ogni caso, il fatto che fosse necessario eliminare l'induzione dal delitto di concussione era stato chiaramente indicato all'Italia da alcune analisi internazionali che avevano denunciato l'ineffettività della normativa penale prevista dall'Italia in materia di corruzione in senso lato. Nel 2011 e nel 2012, cioè non a caso poco prima della riforma 190 del 2012, ben due rapporti, uno dell'OCSE e uno del GRECO, Group of States Against Corruption, avevano segnalato che la normativa penale italiana portava con sé il rischio potenziale che il reato di concussione venisse strumentalizzato dal privato come meccanismo di difesa, cioè per scansare ipotesi di responsabilità penale rispetto a casi in realtà di corruzione. Ciò perché nella concussione, il privato non è mai stato punito, proprio perché è vittima della prevaricazione del pubblico ufficiale. E allora il rischio era che venisse strumentalizzato questo fatto e che casi in realtà tecnicamente di corruzione venissero incasellati come di concussione, per consentire da un lato di ottenere dal privato determinate informazioni che permettessero di far emergere il fatto concreto e di punire quantomeno il pubblico agente, ovviamente presentando al privato
arrivato come premio l'impunità. Quindi era il regime processuale che era previsto a favore del privato che di fatto rendeva particolarmente mobili in allora i confini tra concussione e corruzione, e questo rendeva inefficiente complessivamente, ad avviso degli osservatori internazionali, la nostra normativa, perché di fatto non disincentivava la corruzione, incentivava il privato a corrompere il pubblico agente, perché il privato sapeva che poteva poi presentarsi come vittima di concussione e scansare la sanzione sostanzialmente. Tuttavia il legislatore del 2012, come detto, non ha eliminato dall'orizzonte la condotta di induzione, ma appunto l'ha inserita in un altro reato. Non solo, la condotta di induzione nel vecchio panorama normativo era la base di una creazione giurisprudenziale molto discussa che ha preso il nome negli anni 90 di concussione ambientale, attraverso la quale, in una sorta di interpretazione estensiva della fattispecie incriminatrice, si arrivava a sanzionare il pubblico agente e non il privato, quando si riteneva di dimostrare che il privato fosse stato indotto a pagare la tangente al pubblico agente in assenza di qualsiasi condotta tenuta dal pubblico agente stesso, ma perché operava in un ambiente, in un contesto, diciamo così, che lo induceva a ritenere di dover corrispondere appunto quell'utilità indebita. Quindi in quel caso il dato normativo era stato dalla giurisprudenza forzato al punto tale che l'induzione era ambientale, non veniva diciamo associata ad una condotta del pubblico agente, e questo diciamo rappresentava un caso paradigmatico di strumentalizzazione dell'impunità del privato nel contesto del reato di concussione. Venendo alla rapidamente alla distinzione tra costrizione come condotta concussiva e induzione come condotta su cui appunto si impernia l'articolo 319 quater, questa è senz'altro la condotta induttiva, un'induzione che non ha alcun carattere di induzione in errore, come già si era concluso per il vecchio reato di concussione. Il problema del nuovo articolo 319 quater è che è una figura ibrida tra il paradigma della concussione, più grave tra i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e il paradigma dei reati di corruzione. Perché è una figura ibrida? Perché da un lato la sua collocazione sistematica, cioè il fatto che sia posto dopo tutti i reati di corruzione, la concussione è il 317, poi abbiamo tutti i reati di corruzione e poi l'induzione indebita a dare o promettere. Questa collocazione sistematica lo avvicina alle ipotesi di corruzione più che al delitto di concussione. Tuttavia, se guardiamo la formulazione testuale del nuovo articolo 319 quater, l'impressione è che quest'ultimo sia stato da vicino ricalcato sul testo del delitto di concussione, e quindi vi è questa somiglianza strutturale. Peraltro la logica che sta sotto il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è stata anche dalle sezioni unite Maldera, come vedremo, avvicinata ai reati di corruzione, perché non è estraneo al reato di induzione indebita una logica, per così dire, negoziale che viene coltivata tra pubblico agente e privato indotto. Questo perché, come è stato efficacemente detto da una dottrina, nell'induzione indebita vi è una sorta di finalismo inespresso, nel senso che il pubblico agente, quando pone in essere la condotta induttiva, che è in realtà un abuso induttivo, perché come abbiamo detto il momento genetico è sempre un abuso delle qualità o dei poteri del pubblico agente, di fatto lega questo abuso induttivo alla rappresentazione di un atto del suo ufficio che appartiene all'orizzonte futuro, un atto del suo ufficio che dal punto di vista operativo, al di là del fatto che sia un atto contrario o un atto conforme all'ufficio, cosa che la norma non dice, ciò rappresenta magari un profilo di indeterminatezza, deve però essere o il compimento di un atto
atto favorevole per il privato, che così sarà indotto a dare o promettere l'indebito, oppure dovrà corrispondere all'omissione di un atto sfavorevole per il privato, che appunto sarà per questa via appunto indotto. Il problema della distinzione tra queste due condotte però si pone tuttora, almeno si è posto tuttora prima della sentenza Maldera, sempre sul crinale di stabilire una divario di gradualità tra costrizione che determina concussione e induzione indebita che invece permette di concretizzare l'articolo 319 quater. Le sezioni unite Maldera hanno ritenuto che il profilo della diversa intensità psicologica, diciamo, collegata all'uno all'altra condotta fosse un criterio di accertamento molto scivoloso, perché di fatto rendeva la riconduzione del singolo caso concreto all'uno o all'altro reato dipendente dall'effetto psicologico sul privato che potesse essere dimostrato nel processo. Hanno quindi cercato di individuare un criterio più oggettivo per stabilire il crinale tra le due fattispecie, un criterio in particolare strutturale, in ciò discostandosi da tutti gli orientamenti che erano circolati nelle sezioni semplici della Cassazione e che erano alla base poi, in quanto in contrasto tra loro, della rimessione della questione di diritto alle sezioni unite. In sostanza i criteri che le sezioni unite Maldera indicano come discretivi tra la condotta di costrizione che genera concussione e la condotta di induzione che invece genera la corresponsabilità del privato nell'ambito del meno grave 319 quater sono due. Prima di tutto il criterio incentrato sulla presenza o sull'assenza di una minaccia al privato. Solo nella concussione abbiamo una minaccia, cioè la prospettazione di un male o di un danno ingiusto che lede i diritti della vittima, cioè del soggetto minacciato, ed è proprio alla base dell'impunità del privato nella concussione. Viceversa, nell'induzione la caratteristica strutturale è l'assenza di una minaccia. Il secondo profilo che le sezioni unite individuano, abbinato a questo primo, è quello relativo a ciò che viene prospettato dal pubblico ufficiale al soggetto privato. Mentre nella concussione viene prospettato un danno ingiusto al soggetto privato minacciato, e come in tutte le dinamiche criminali basate sulla minaccia, pur versando in uno stato di coazione relativa e non assoluta, il soggetto minacciato decide di sottostare al volere del minacciante perché non ha una sostanziale alternativa da coltivare, ma appunto siamo in un caso di coazione relativa e non di coazione assoluta, quindi residua comunque un margine di libertà anche al soggetto concusso, che potrebbe ad esempio denunciare anziché sottostare alla prospettazione del pubblico agente. Invece, come appunto dicevo prima, nel caso dell'induzione indebita, quel finalismo inespresso a cui facevo riferimento si riverbera strutturalmente nel fatto che ciò che viene prospettato anche implicitamente, diciamo, al privato nell'articolo 319 quater è un vantaggio in debito, quindi un trattamento di favore, diciamo, che a cui il privato non avrebbe diritto. Ma che viceversa il pubblico ufficiale prospetta al privato come contropartita del fatto che il privato, pur non minacciato e quindi pur titolare di una libertà di decisione ancora maggiore rispetto al soggetto concusso, decida di dare o promettere l'indebito appunto per guadagnarsi, si convince per guadagnarsi questo trattamento favorevole a lui non dovuto. Il problema in termini di prevedibilità del rischio
rischio penale è che, nonostante la chiara motivazione delle sezioni unite Maldera, dopo le sezioni unite Maldera il contrasto giurisprudenziale è ripreso, anche se con molte sentenze che si richiamano alle sezioni unite Maldera, ma diciamo non sono scomparsi quegli orientamenti che viceversa erano legati più al profilo della graduale intensità diversa tra costrizione e quindi concussione e induzione, che erano registrati già precedentemente a questo intervento delle sezioni unite. Quindi il rischio penale da questo punto di vista per il potenziale destinatario della sanzione non può dirsi pienamente prevedibile tuttora, nonostante in queste massime le sezioni unite abbiano, a mio avviso, chiarito qual è dal punto di vista strutturale la differenziazione tra questi due reati. In particolare, leggo brevemente, l'articolo 317, come novellato nel 2012 e quindi imperniato solo sulla condotta di costrizione, è designato dall'abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o mediante minaccia esplicita o implicita di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, proprio perché la coazione è relativa, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che senza alcun vantaggio indebito per sé è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito. Invece, nell'articolo 319 quater CP siamo in presenza di un abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno, ma non quando si risolve in induzione in errore sulla doverosità della dazione. Cioè il soggetto indotto non è comunque un soggetto ingannato, è un soggetto perfettamente consapevole del fatto che dà o promette un indebito, cioè qualcosa di non dovuto ai sensi di legge. Se fosse ingannato avremmo una fattispecie di truffa, non un reato di induzione indebita. Di pressione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione. Quindi si vede anche la ratio della punibilità del privato che le sezioni unite hanno rinvenuto nel fatto che il privato, diciamo, scende a un negozio contra ius con il pubblico agente perché gli conviene, non è costretto come nella concussione. La differenza rispetto al coinvolgimento nella responsabilità penale del privato in tutti i paradigmi che rispondono al modello della corruzione è che nel modello della corruzione il privato si attiva in modo spontaneo e completamente libero, senza subire alcun tipo di pressione da parte del pubblico ufficiale, mentre invece nel caso del 319 quater vi è appunto questa induzione che comunque il privato si trova a subire, e per questo nel caso dell'induzione il privato è punito meno del pubblico ufficiale, ma è comunque punito, mentre invece nel paradigma della corruzione la punizione dei due soggetti è alla pari, perché si ha corruzione quando appunto le parti concludono un pactum sceleris con una, diciamo, sinergia negoziale paritaria dal punto di vista contrattuale, tra virgolette. E vengo molto rapidamente all'ultimo punto sul quale poi ovviamente queste slide fanno parte della documentazione del corso, così come alcune sentenze che abbiamo selezionato. L'altro punto, che accenno solo rapidissimamente, cioè il confine tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione in caso di vendita della discrezionalità tecnica. Come dicevo, anche in questo ambito il rischio penale per il pubblico agente non è così prevedibile.
partendo dal dato normativo fortemente innovato dalla riforma del 2012, la quale non è sostanzialmente intervenuta sulla corruzione cosiddetta propria, cioè l'articolo 319 codice penale, che è la corruzione per un atto contrario al dovere d'ufficio, mentre invece ha riformulato la cosiddetta corruzione impropria, cioè la corruzione per un atto d'ufficio, come era la rubrica originaria, cioè per un atto conforme ai doveri d'ufficio, ha riscritto l'articolo 318 modificandone la struttura in maniera decisiva, perché questo reato non è più agganciato all'atto compiuto dal pubblico ufficiale, che appunto nel frangente doveva essere conforme ai doveri d'ufficio, ma rinvia complessivamente all'esercizio della funzione del pubblico ufficiale, senza richiedere che per condannare ai sensi di questo reato sia necessario individuare uno specifico atto che sia stato venduto. Questa ipotesi di reato è stata fortemente voluta per avere un presidio penale che consentisse di rispondere al fenomeno del cosiddetto funzionario a libro paga di un privato, il quale dunque si mette stabilmente a disposizione del soddisfacimento degli interessi di un privato, perché viene da questo retribuito, ma diciamo non limita la propria attività di mercimonio degli atti della sua funzione a singoli atti, a singoli episodi. Il problema specifico nel caso della discrezionalità tecnica, appunto, si ha quando l'atto discrezionale venga venduto. Qui già prima della riforma del 2012 l'orientamento forse prevalente della giurisprudenza era di considerare l'atto discrezionale venduto, anche se formalmente corretto, un atto contrario ai doveri d'ufficio e quindi da ricondurre all'articolo 319 del codice penale. Questo orientamento è di nuovo confermato anche nella giurisprudenza successiva alla riforma del 2012, ad esempio da questa Cassazione penale del giugno 2017, stabilisce che configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e non il più lieve reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui l'articolo 318, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si traduca in atti che, pur formalmente legittimi in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati nell'anno, nel quando o nel quomodo, si conformino all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali. Ora, su questo orientamento vi è in realtà dibattito e di nuovo scarsa prevedibilità del rischio penale, perché da un lato mi sento di condividere una delle osservazioni che ha svolto prima il dottor Addesso, e cioè mi è sembrato di intuire quello di considerare un atto discrezionale venduto comunque un atto geneticamente contrario ai doveri d'ufficio, proprio perché, se posso prendere in prestito una terminologia amministrativistica, sperando di non sbagliare, un atto discrezionale venduto è un atto che comunque svia l'azione della pubblica amministrazione e costituisce uno sviamento di potere, se non erro, quindi è chiaramente un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche se può, diciamo, somigliare esteriormente a una modalità legittima di esercizio della funzione pubblica. Il problema dal punto di vista forse tecnico è, secondo me, la circostanza che ormai soltanto l'articolo 319 è ancorato all'atto, mentre invece il riferimento globale alla funzione esercitata dal pubblico ufficiale contra ius è proprio solo dell'articolo 318. Per cui, se riusciamo a individuare un singolo atto discrezionale venduto, vi può essere effettivamente condanna per corruzione propria ex articolo 319 codice penale, ma se invece non si riesce a individuare l'atto venduto e si ha solo come riferimento un rinvio all'esercizio della funzione,
Questo elemento, che è molto meno tassativo ovviamente del riferimento all'atto, è proprio solo dell'articolo 318, quindi non consentirebbe, a mio avviso, se non a costo di scavalcare a livello interpretativo il requisito dell'atto contrario ai doveri d'ufficio citato dall'articolo 319, di condannare per corruzione propria. Grazie.